Cappuccio, occhiali scuri e naturalmente mascherina. Questo è l'identikit dei tre malfattori entrati tra mezzanotte e l'una di lunedì scorso in due negozi sportivi e in un panificio a Bormio, rubando nel primo poche migliaia di lire, nel secondo qualche borsa, ma nel terzo un ricco bottino di vestiti e biciclette. Probabilmente erano già stati nei tre siti per visionarli, tanto che uno di loro è stato ripreso mentre guarda una telecamera interna, quasi facendosene beffa. Il tutto è durato poche ore. Sono cose che dispiacciono, dice Vincenzo Robustelli, proprietario del negozio di calzature Cammi. Finito il lockdown, hanno aperto le frontiere. Questo la dice tutta. Per fortuna, come nostro solito, lasciamo pochi spiccioli e pochissima merce. Questa è gente mezza professionista. Invece Rino Sport è stato colpito maggiormente. Sono entrati, scesi al piano inferiore e saliti al piano superiore e raccattato merce per 40.000 euro. Magra consolazione l'assicurazione privata. Volevo ringraziare Daniel del Bar Bormio, i ragazzi del Pub Clem, perché sono stati veramente umani, sono subito intervenuti, hanno chiamato i carabinieri e i carabinieri sono arrivati anche loro tempestivamente. Purtroppo in questo momento non ci voleva una cosa del genere, che ne abbiamo già passate abbastanza. E niente, poi purtroppo le telecamere in via Roma non funzionavano. Questi qua sono entrati, hanno preso tutto quello che hanno potuto, biciclette, abbigliamento, occhiali, hanno fatto quello che hanno potuto. In una mezz'oretta ci hanno derubato di tutto. E niente, cosa vuoi fare? Siamo dispiaciuti sicuramente. Purtroppo le telecamere di videosorveglianza in via Roma non funzionavano. Un disguido tecnico, un problema di alimentazione di corrente, dice il sindaco Roberto Volpato, che l'ufficio tecnico sta provvedendo a ripristinare. Il paese in questo momento di lockdown è ovviamente spaventato, anche perché il lavoro è fermo. Più ci sono questi incresciosi avvenimenti, diciamo che non fa bene alle persone. E quello che voglio dire è che è diciamo una barzelletta, pensando che abbiamo speso dei soldi in comune, no, nelle entrate e nelle uscite del paese, e le telecamere non funzionano. Questo veramente, da consigliere comunale, non riesco a capirlo. Ecco, questo vorrei fare la domanda alla persona competente, il perché non funziona la telecamera. Ma non funziona da una settimana, da un mese, funziona da parecchio tempo. È ragionevole pensare, dicono le forze dell'ordine, visto il numero dei negozi violati in così poco tempo, che i malfattori si fossero fatti prima un giretto per studiare le proprie vittime e sapere come muoversi. Questo sicuramente rafforza l'utilità di una telefonata al 112 nel caso di avvistamenti sospetti. Non costa nulla e può servire a prevenire. Magari si sarebbe potuto evitare il quarto furto, quello accaduto stanotte, relativo al furgone Daily con gru in zona funivie della ditta Sam Costruzioni SRL.